ruggito delle A7. I campioni d'Italia, dopo due sconfitte consecutive interne, passano al Palatrento 87-66 e accorciano le distanze nel barrage di semifinale scudetto, parte alta del tabellone. 1-2 e fattore campo che salta per la terza volta di fila. Si interrompe a 8 incontri, 4 in casa, la striscia positiva della Dolomiti Energia. Nessuna novità in formazione per Buscaglia. Repescia non ha Simon. Al suo posto Radulica. Ottimo l'avvio dell'ex Pascolo e di Hickman. E più 9 per Milano. I padroni di casa perdono 7 palloni in 8 minuti e scivolano a meno 12. Cresce a dismisura la difesa degli ospiti. L'Aquila realizza 16 punti in 13 minuti e piomba a meno 15. Poi sale in cattedra Flaccadori, che con 9 punti in un amen rimette in carreggiata la Dolomiti Energia. Meno 7, 32-42 all'intervallo. In avvio di ripresa, Hickman, Tarcevski e Pascolo sono i protagonisti del più 17 Olimpia, più 18 al 29esimo grazie ad Abbas. Nella quarta frazione, Matchman, Fontecchio e Calnietis allargano ulteriormente la forbice, più 25 e A7 al 36esimo, 24 su 38 da 2 e 9 su 25 da 3 per i Lombardi, contro il 21 su 48 e 4 su 20 degli avversari, che hanno perso 20 palloni, 17 con il 60% al tiro per Pascolo, 16 per Hickman, 8 gli assist di Cinciarini, dall'altro lato 16, 8 rimbalzi e 7 falli subiti per Hugg.